alcuni di loro è la prima passerella che fanno, quindi per loro sarà uno startup molto importante. Ok, direi di iniziare con la ragazza che porta il numero uno. Tutte le città da Blanco girate sempre. Poi abbiamo una giuria ugualmente tecnica e di artisti che è qui sulla cioè, sinistra. Anni e viene da Paolo, come dicevo prima, abbiamo un po' tutte le città rappresentate qui al Cortesana. 26 mesi anche il presidente, quindi poi vi presenterò. Ok, Giorgia, puoi fare la tua spiegazione. Sì, siamo cucini, non so cosa fare. Io sono il parente all'interno. Quindi rappresenta poi il Cortesana. No, vado sulla Esternia, quindi te ne prendi. Ok, la passerete anche una bellissima città di Venezia che era al Festival della Città di Venezia con la provincia di Vicenza. Andiamo forse per studiare. Perché metteranno un sacco le città che ci sono e mi piacciono un sacco le città spagnole e soprattutto per la lingua. E mi ispira molto. Viene da paesi bellissimi dell'est e vive a San Pietro in nuovo perfetto. Quindi c'è qualche... Raga, eccoli qua, già prenotate, guarda quante ne hai, quindi puoi fare una bella selezione. Sul processo di altri a Cortesana abbiamo prodotto, quindi troverà sicuramente l'anima gemella. Ok, puoi rientrare, prenderti in coreografia. Alice è un po', diciamo, quasi una veterana qui a Cortesana, ovviamente un'auto da tuning, perché lei ci dà un po' tutti a continuare a Luca. Sono messo bombe corno. Ok, continuiamo il numero 9, Lucrezia. E viene da un mese e ha voluto raggiungerci e tentare la fortuna. Ok, continuiamo con l'ultima ragazza in gara, che è la numero 10. Vogliamo... Numero 10, CB Pilota, che abbiamo la città di Treviso rappresentata. Solo tre saranno le fasce e daranno diritto poi alle tre vincitrici di andare nella finale, intanto di Lady Veneto a ottobre, mentre la vincitrice di stasera seppinerà le altre e quelle che verranno, perché poi il 3 di agosto faranno una mega sfilata qui al Cortesana, fuori dal Cortesana, della San Rigo Montecorno, storica, 27esimo anno quest'anno, sarà la stampa e le televisioni, perché è una cosa molto importante. Ovviamente oltre alle vincitrici poi riusciamo anche a recuperare qualcun'altra che è arrivata secondo o terza, quindi avremo almeno 30 ragazze fuori che sfileranno. Con questa manifestazione che ho visto questa sera qui è una cosa meravigliosa. Non riesco a sognare che il giorno 3 di agosto di avere una manifestazione a questi livelli. Ringrazio mio amico, che tu sai come si chiama, Simone, e ringrazio anche te perché sei sempre gentile e sempre presente. Ti ringrazio. Io ringrazio voi e l'organizzazione, arriveremo pian piano alla meta del 3 di agosto. Ok, team, eccolo qua. Girate un po' tutta Italia, soprattutto siete nel Milanese, ma anche in Piemonte. Ecco, dove fate la prossima partita che veniamo a vedervi volentieri. Oggi siamo stati a fare un'amichevola di taverna con gli amici di Andrea. Pronto a mangiare, se vuoi trin trin. Quindi probabilmente la prima, la prossima partita la faremo ancora nuovo qua, giusto per un'altra amichevole per pianificare l'estate, poi vediamo. Vediamo, ma noi veniamo volentieri a vedervi con le nostre miss, anche Ornella Muti, Valeria Marini mi sembra, e poi qualche altro VIP che è dato la dieta. Non so, quelli che lo dichiarano sono tanti, da Geppi Cucciari a Canino, Mary Murphy, giudice americana, veramente sono tantissimi. E non vorrei dimenticare qualcuno. Simone Sanna, per chi non conoscesse, è il più alto dei sardi, guardatelo, guardatelo. Di fianco a Regina Salpagarova, lui è una leggenda, Regina sul palco. Allora, dalla Russia, poi è andata in Grecia è diventata una miss molto importante, e poi in Italia sfondando letteralmente a Milano, dove è diventata una modella all'inizio, una top model dopo, ed ora sfila per le riviste, per le grife più importanti di Milano. Io volevo farti qualche domandina. Innanzitutto tu hai fatto televisione, tu hai fatto cinema, ma quale dei due ti ha emozionato maggiormente? È molto più emozionante e ti rende teso, ti tiene sull'adrenalina a mille la televisione, perché è troppo veloce, non c'è possibilità di prove, robe varie. Infatti...
posizionarsi e una alla volta le richiamiamo qui nel palco, quindi dal numero uno Alice, poi successivamente la due. Allora, per la fascia, la numero 4. Numero 4 è Anna Paltan di Dolo, quella qua, che riceve da Regina la fascia numero 3, che gli dà diritto comunque di essere la finalista Lady Veneto a ottobre. Ultime foto e ripresa per Live TV. E passiamo alla seconda classificata. La seconda classificata, Lady New Direct, numero 7. Numero 7, Alice Fantonna, si riconferma ormai non solo una promessa ma una realtà, riceve la seconda fascia e quindi ha diritto anche lei alla finale di Lady Veneto in ottobre. Ma ora passiamo alla numero 1, chi metterà la fascia numero 1 oltre a te? E la numero 2, Lady Top Model. Numero 2, ecco la numero 2, Alice Fantonna. Giorgio Mao di Padova riesce ad arrivare prima e quindi è la finalista, la terza, quarta finalista, anzi del 3 di agosto, dove ci sarà la finalissima Sandrigo Montocorno e va in finale diretta e poi entrerà comunque nel nostro cast. Ecco, bravo, bravissime tutte le altre, facciamo un caloroso applauso ai nostri ragazzi che rimarranno nel nostro cast, sono rimasti qui fino alla fine. Vi ringrazio tutti della splendida serata, spero vi siete divertiti e abbiate perdonato le nostre pecche durante la nostra serata. Queste splendide ragazze hanno e meritano un grosso applauso. Grazie.